Buonasera, Walter Veltro. Guardi, io da persona di sinistra ho voglia di futuro e i libri sono il futuro. Sì, ok, però prima di parlare del suo nuovo libro, parliamo del suo alter ego, Walter Veltroni, che secondo molti potrebbe ritornare il leader del PD. Walter ha fatto tanto per la sinistra italiana. Sì, ma tipo? Ha diretto l'Unità. Sì, però non esiste più l'Unità. Un piccolo contributo lo ha dato anche lui. Poi ha litigato con D'Alema. Sì, però adesso D'Alema sta tornando potente. Proprio perché ha litigato con Walter sta tornando potente. E poi, cosa molto più importante, Walter ha combattuto contro la pubblicità nei film in TV. Sì, però la pubblicità durante i film in TV c'è ancora. Walter ha avuto grandi soddisfazioni nella sua vita. Quindi la prego, parliamo della trama del mio nuovo libro. Ok, parliamone. Allora, c'è un ragazzo che va in coma durante un discorso di Berlinguer. Il coma dura 33 anni, poi si sveglia ed è cambiato il mondo. Ovviamente in quei 33 anni sono cambiate una serie di cose anche a livello politiche. Ecco, si rende conto della potenzialità di questa idea? È proprio una cosa mai sentita. Veramente qualcosa di simile c'è già. Io volevo chiamarlo Goodbye Enrico, dedicato a Berlinguer. Ma difatti assomiglia a Goodbye Lenin, dove c'è una signora comunista di Berlino che va in coma e si risveglia dopo la caduta del muro. Molto simile come idea. Quando si dice che un'idea era nell'aria? Goodbye Lenin però è un film del 2003. Più che le idee sono nell'aria, mi sa che la copiatura è nell'aria. Beh, lei deve capire che le idee viaggiano a piedi e arrivare a piedi qua da Berlino ci vuole tempo. Sì, però è molto simile. Nel mio libro c'è un sacco di gente che va in coma. È un libro ricco, denso di gente che va in coma, che fa riflettere ma anche pensare. Proprio perché c'è tanta gente che va in coma. Quindi niente politica? Ha chiuso anche lei con la politica? Sì, pure io con la politica ho chiuso. Non mi interessa più. Sono un semplice cittadino, serenamente, pagatamente. Io ho questa creatività che sgorga impetuosa. Faccio film, scrivo libri, perché le idee mi vengono addosso. Sto già pensando al mio prossimo libro, che è una storia d'amore, ma anche di prepotenza, ma anche di speranza. Ah, che bello. E ci può anticipare un po' la trama? Con prudenza, perché non vorrei che la rubassero. Comunque, è la storia di due giovani che si amano, vorrebbero sposarsi e vivono anche in un posto romantico, su un lago. Guardi, mi ricorda già qualcosa. Ma c'è un uomo molto potente che non vuole questo matrimonio. Allora, prima si rivolgono a degli avvocati e poi lei va in una grande città, Venezia. Non so se l'ha già sentita. Certo, l'ho sentita, sono veneziano. E lui la cerca in questa grande città, solo che c'è una brutta epidemia. Sì, ok, però guardi che è uguale ai Promessi Sposi questa cosa. No, è diversa. Il mio è differente. Manzoni aveva messo nel romanzo la peste. Io ci ho messo il coronavirus. Sì, ma non basta quello per renderlo differente. È un progetto al quale io tengo tantissimo. Difatti ho sospeso un altro romanzo al quale mi sto dedicando. Che è un uomo sull'orlo della vecchiaia, che ha paura di morire, e allora fa un patto con il diavolo. Anche questa esiste già, è l'opera teatrale Faust di Goethe. Difatti, ero un po' indeciso per la trama. Non sapevo se percorrere questa strada narrativa, totalmente inedita, con il patto con il diavolo, oppure, pacatamente, serenamente, seguire una ancora più surreale, più sorprendente. Senta che idea fantastica. Questo uomo non invecchia mai, però ha in casa un quadro che invecchia al suo posto. Ma basta, questo è il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Le ricordo che pure io sono regista e scrittore, quindi qualcosa di film e libri la conosco, insomma. E intanto sto già scrivendo la sceneggiatura per un nuovo film. Oh dai, sentiamo il film, magari sul film c'è qualcosa che di inedito che si può salvare. Guardi, la vita ci regala gioie, ma anche drammi, felicità, ma anche tragedie.
E questa è la storia di un uomo e la sua battaglia. Durante una battuta di caccia, perde una gamba per colpa della balena. Ma no, dai! Allora, spende tutta la sua vita per la vendetta e vuole uccidere questa balena. E certo, questa è Moby Dick, la balena bianca. No, il mio film è diverso. E perché? Nel mio, la balena è grigia.